Si è svolta a Genova la giornata conclusiva di Generare il futuro, iniziativa organizzata a livello nazionale dal Forum delle Associazioni Familiari e dalle ACLI di Roma, con l'obiettivo di organizzare laboratori formativi rivolti principalmente ai giovani. Si è notato che c'è un gap notevole tra l'uscita dagli studi, cosiddetta, al momento in cui si dovrebbe entrare nel lavoro, per cui mancano proprio gli strumenti di conoscenza, di presentazione di sé, la capacità di fare un curriculum o anche proprio il modo di impattare con il mondo del lavoro che possa avere un'efficacia per chi si propone al mondo del lavoro. Nel corso del convegno genovese sono stati discussi i dati noti relativi alla disoccupazione giovanile, che in Italia si assesta oltre il 40%. La Liguria si scosta di poco, per questo il progetto ha messo insieme scuola, università e mondo del lavoro. La cosa grave in questo paese è che non solo stiamo vivendo un periodo difficile dal punto di vista della natalità, ma sono sempre meno i giovani che riescono a fare famiglia. Dico riescono perché di fatto c'è un desiderio, ma c'è l'impossibilità di realizzarlo perché manca il lavoro e manca tante volte anche la casa, quindi non c'è la possibilità per i giovani di realizzare o a volte anche di sognare dei sogni non solo lavorativi ma anche familiari, e quindi succede che vanno all'estero. Questo è un grande problema e pensiamo che sia fondamentale andare a toccare questo tema, che è appunto il tema lavorativo, per poter poi dare una risposta anche agli altri desideri che i giovani hanno. Dopo la formazione è stata la volta dell'incontro con le aziende, che si è svolta a margine del convegno di Genova, con l'obiettivo, per usare un'espressione cara a Papa Francesco, di avviare un processo. Il percorso inizia con questo progetto. Il desiderio è che questi giovani possano essere tornati a casa con quelli che io ho chiamato gli occhi della tigre, cioè con un desiderio di provare quantomeno a realizzare i loro sogni e non rassegnarsi, perché comunque le difficoltà ci sono state in tante epoche. Queste forse sono delle difficoltà ancora maggiori, perché i giovani percepiscono il futuro non più come una promessa ma come una minaccia, ma il futuro è sempre lo stesso, basta provare a costruirlo. Minaccia o promessa sono categorie che gli diamo noi e sono letture che gli diamo noi. Di fatto il futuro è là fuori e bisogna andarselo a prendere, dico io, con gli occhi della tigre.